Non l'avevo mai fatto. Ho contato i miei condizionatori. Vicino all'università, 5 stanze. E sto 5. Zona Cassia, 6-7 all'appartamento su, 8 al monolocale giù. Due camere e salone. 8 e 3, 11. Altri due e sto 13. Sotto 5 stanze e sono 18, 20. E dall'altra due camere e salone, 23. E porta maggiore, 2. Non l'avevo detta. 25. 25 condizionatori. Allora, sapete cosa è successo l'altra volta per cui ho fatto questa piccola riflessione, questo piccolo conteggio? Che un ospite è arrivato tramite Airbnb e ha trovato un problema legato al condizionatore perché non freddava. Ovviamente io, perdonerete che non ho la diligenza di fare controlli quadrimestrali, semestrali, annuali su tutti gli impianti. Può sfuggire, no? Ok. Di fatto c'era stata una dispersione, si vede, dei gas o un problema sul compressore, non freddava. Morale della favola, mi contatta Airbnb, sì, abbiamo avuto un problema col suo ospite, cosa è successo? Perché sa, secondo la politica della nostra piattaforma, abbiamo dovuto provvedere immediatamente a trovare un'alternativa per l'ospite e a farlo andare via da casa sua. E quindi ha avuto un rimborso completo, a parte il fatto che ho rimesso l'intero periodo che aveva locato, ma vabbè, succede, un incidente di percorso, e poi nel frattempo non è stato locato perché i tempi non ci sono stati, no? È uscito e ok. Recensione 3 stelle, quindi lasciamo stare pure questo, con i messaggi che ti mandano, attenzione che se tu raggiungi un'altra recensione così negativa potrebbe avere tutte queste cose, comunque non deve succedere. E l'hanno mandato da un'altra parte. Ho cominciato a pensare, vai là, controlla, vedi, e tutta la trafila. Chiamo un tecnico, guarda, senti, potresti, perché sto fuori, torno la settimana prossima. E nel frattempo poi arriva il nuovo ospite. No, perché io faccio il property manager. No, sai, tu che fai? Di cosa ti occupi? Io faccio il property manager. Yes, property manager. Lots of properties. Ah, ho capito, bravo, bel lavoro. Che lavoro è? Ti devi imparare a collegare i fili di rame. Ti devi imparare a stappare lo schifo dalle docce e levare i capelli schifosi con le mani. Dopo, puoi pensare di diventare property manager. Io penso che la nuova moda di questo decennio, con l'avvento di internet e di questi nuovi lavori online, sia quello, questo grande apporto sia quello di aver coniato nuove terminologie. Property manager. Ma sai quante ce ne stanno? Che alle spalle, al di dentro, nel contenuto, nel significato, so aria fritta. Nell'esteriorità invece appaiono come degli abiti fantastici di ruoli istituzionalmente riconosciuti come incredibilmente ambiti. Devi annazza pa la terra. Vedete, queste cose, questi nuovi orizzonti, no? Quindi Airbnb, che le leggi sulle locazioni brevi, la legge sulla locazione breve, effettivamente hanno contribuito ad un apporto importante, a delle novità, a dei treni in corsa che tu ti ci devi buttare per prenderlo. Sì. Ottime, ghiotte, nuove opportunità. Sì, tutto vero. Ma non ti regala niente nessuno. Non è tutto oro ciò che luccica, caro property manager. Perché, come hai visto nell'esempio che mi è capitato a me, se ti rivolgi alle metodologie ordinarie per cui c'è un problema e chiami un tecnico, non quadrano i conti. Ma non tanto e soltanto per il fattore economico, ma anche per il fattore tempo. Le prenotazioni si accavallano. Tu fai tante cose, hai tante unità in property manager e non riesci a fare in modo che il tecnico risolva nei tempi, ti perdi le prenotazioni. No, hai fatto un buco, hai creato un problema che non hai risolto. O paghi qualcuno che istruisci bene bene, o ti fai una società parallela che fa solo queste assistenze e risoluzione dei problemi, o te lo fai da solo. Diciamo la terza. Perché a meno che tu non abbia un parco immobili indefinito,
e sto property manager non credo che funzioni. Lo dico anche perché ho amici, conoscenti, qualcuno che adesso ha provato con tutta la buona anima e purtroppo tanti muri ha incontrato. E non uno, ragazzi, più di uno, addirittura proprio poco fa, no? Ho sentito quel signore, un amico, mi dice, proprietario, una locazione, gli pagavo 10 anni in anticipo, a un prezzo anche un po' elevato, purché poi mi dia la facoltà di subbloccare, perché adesso gli faccio tutta questa situation. E non c'è riuscito, diverse problematiche. Chiusa questa parentesi, ragazzi, perdonate lo sfogo, ma magari qualcuno è costruttiva, per qualcuno può essere utile. Ho detto basta, è ora, gambe in spalla, di occuparsi di questo nuovo esame, l'installazione dei condizionatori. Ce l'avevo qua ce l'avevo, sono anni, ogni volta guardo i tecnici, dico E adesso è il momento. Rottenberger è una delle migliori marche di cartellatrici, anche di dinamometriche, però la differenza di costi sta a 30 euro cartellatrice standard, 40, 170 cartellatrice Rottenberger. Beh, ho visto un po', sono partito dal capire quali marche fossero le più quotate, ora vedremo. Ho studiato come funziona e devo dirvi una cosa, che c'è una grande carenza di questa materia online. Tutti che si mettono a spiegare come si fanno le cose, come si aggiusta una sedia, come si sistema una doccia. Ma sui condizionatori, se ci proverete, vi accorgerete che di video ce ne sono tanti, ma chiari e completi, davvero pochi. Davvero pochi. Mi è costato spremere le meningi per capire i passaggi mancanti davanti a questi video. Ma poi alla fine ho chiamato un carissimo amico che di lavoro fa quello. Ho detto, senti, dimmi 2 o 3 cosette. Mi sono segnato tutti i punti che volevo capire. Il cerchio l'ho chiuso. Parallelamente mi sto iscrivendo a un corso che fanno proprio qui in zona per il patentino F-Gas, per diventare ufficialmente installatori, ma non perché io lo voglia fare per lavoro, semplicemente perché ce ne ho 25 da risolvere, 25 da seguire di miei condizionatori, e poi mi piace fare un po' le cose a regola. Perché, e chiudo, vi dico 2 sole cose importanti. La prima, adesso farò dei video che se non so chiari e completi questi, io mi taglio i capelli, no, non posso, mi faccio crescere la barba. Li devo fare in maniera che tappi questa carenza, non si capisce niente. Io adesso voglio fare in modo che sia chiaro e che anche uno zappatore, di un contadino o una mamma di famiglia o un avvocato, chiunque non abbia mai fatto nulla di ciò, se volesse lo può fare. I prossimi video ora lo farò, e con il grande avvertimento essenziale che si maneggia un gas altissimamente inquinante, molto pericoloso. Non è che se lo tocchi muori, insomma, può avere delle reazioni sul corpo, però comunque anche molto gravi, fu anche letali, però non è come il film là The Jackal, che tocca la cosa nel portabagagli di una macchina e muore, che ha messo il veleno spray, no. Però è molto inquinante, insomma, e necessita di grande cautela, grande attenzione. Ma i 2 o 3 punti cardine da tenere a mente non sono così complessi, per cui secondo me, io lo faccio per me stesso, finché non c'ho il patentino non mi azzardo a farlo neanche a un amico che me lo chieda. Però adesso io ho una cosa da risolvere e cerco di risolvermela. A presto, ragazzi.